Si sono messi al lavoro questo lunedì gli operai impegnati nella sostituzione del vecchio impianto semaforico all'incrocio tra Via dei Mille e Via Medaglie d'Oro nella zona orientale di Salerno, un intervento atteso da mesi dai cittadini preoccupati per la pericolosità di quell'incrocio con il semaforo fuori uso. Come detto, da lungo tempo infatti sono stati diversi gli incidenti stradali, fortunatamente mai gravi, che in zona si sono registrati e che hanno quindi generato i malumori da parte di chi attraversa quella zona della città in auto, scooter, ma anche da parte dei pedoni. Mesi trascorsi prima alla ricerca di una centralina, non più in commercio però perché l'impianto è troppo obsoleto, e poi tra l'avvio di nuove procedure per sostituirlo completamente con il comune, che quindi ha dovuto reperire questi fondi. Abbiamo deciso di fare l'impianto nuovo, ex novo. Ovviamente ci sono voluti i tempi per fare effettuare la gara e stamattina, per fortuna, a valle di tutti i procedimenti amministrativi, iniziano i lavori per l'installazione del nuovo impianto. Mi hanno detto i tecnici che ci vuole una settimana di lavoro. Ovviamente sarà un impianto nuovo telematizzato in rete con gli attuali che sono stati installati sul lungomare. Speriamo che prima possibile di vederli in funzione. E abbiamo dovuto reperire altre risorse semplicemente perché noi avevamo fatto una gara per soltanto 7 impianti semaforici, che erano quelli che vedete che sono stati installati, che sono in corso ancora alcuni elementi. Con questo se ne è aggiunto un altro, quindi abbiamo dovuto fare una gara a parte, solo una procedura di gara, solo per questo impianto. Intanto sul lungomare cittadino sono stati installati 7 semafori intelligenti, per i quali è in corso attualmente una fase di sperimentazione. È evidente che ancora non sono stati collaudati, perché si stanno vedendo alcuni procedimenti dal punto di vista proprio della telematizzazione per gestire il controllo con controllo da remoto, ma è evidente che stanno lì. Nel giro penso di un mese potremo metterli in funzione al 100%. Gli impianti attualmente sono dotati di sensori, ovviamente si stanno tarando questi sensori che sono sull'asfalto e che attualmente ancora non sono stati tarati. A valle di tutte le procedure saranno messi in rete e ci consentiranno di utilizzare gli impianti come se ci fosse praticamente un agente della municipale che dà le precedenze. Sono impianti, ripeto, nuovi, tecnologicamente avanzati, ci consentono l'onda verde come avviene un po' in tutte le città del nord Italia. Il controllo da remoto prevede una serie di aspetti importanti. Gli impianti potrebbero essere nel prossimo futuro anche essere implementati con dei sensori che ci consentirebbero di fare ulteriori funzionalità.